Le Demoiselles d'Avignon è l'opera che spalanca le porte all'arte del Novecento. Realizzata nel 1907 e conservata al MoMA di New York, è la tela simbolo di quel movimento che sarà l'anno successivo, iniziato a definire cubismo. Tre nomi, insieme a quelli di Picasso e Braque, i padri di quest'arte, ci aiuteranno ad entrare in questa tela mostruosa. Prima però, ricorda di iscriverti al canale YouTube Oltre l'Arte e di visitare il sito www.lezionidarte.it, dove troverai tutti i video e gli articoli. Ora, Le Demoiselles d'Avignon di Pablo Picasso. Scopriremo quest'opera mostruosa, ma mostruosa nel senso letterale del termine. Un qualcosa che crea scalpore, un prodigio, un ammonimento. Sì, perché fu proprio stupore, spesso misto allo sdegno, che quest'opera provocò in chi la vedeva. Riferendosi a questa e ad altre opere di questo nascente movimento, Louis Vauxhall parlò di bizarrerie cubiste, sancendo la nascita del termine cubismo. Il primo nome che ci aiuterà a penetrare al dentro di questa opera è quello di Henri Matisse, celebre artista e amico di Picasso. Egli sembra avere un ruolo chiave nell'esperienza artistica del cubismo in genere. Aveva infatti descritto alcuni quadri di Georges Braque come formati da piccoli cubi, ma anche nell'elaborazione specifica delle Demoiselles d'Avignon. L'artista infatti aveva acquistato una tela di Cézanne, le Tre Bagnanti, e Picasso sicuramente ebbe modo di osservarla e poterla studiare. Il tema delle bagnanti, un soggetto classico per la raffigurazione di nudi senza la generazione di scandali e clamori, era allora molto praticato. Sembra che Picasso partì proprio da qui. Ne sono sintomo e segnale la nudità dei corpi e la similarità delle pose di due tra le cinque donne raffigurate. Si noti tra l'altro anche il forte richiamo alla classicità, alla Venere di Milo o al Prigione Michelangiolesco. Ma Picasso riprende dall'iconografia delle bagnanti anche il drappo rosso che scende lateralmente e che la prima donna sulla sinistra pare scansare con entrambe le mani per entrare nel dipinto. Dunque un tema già trattato e non poco, solo che Picasso lo decontestualizza, traendolo fuori da quell'aurea antica, innocua, e facendo di quei cinque corpi, che dai bozzetti pare dovessero essere accompagnati da due uomini, delle prostitute di un famoso bordello di Barcellona, il d'Avignon, appunto. Picasso, come molti altri artisti del suo tempo, ritrae la contemporaneità, cogliendone le contraddizioni e carpendone gli umori. Sempre a Matisse e alla temperie culturale che pervadeva la Parigi d'inizio Novecento, è collegata la fascinazione da parte di Picasso per la scultura africana. Max Jacob ricorda che Picasso scoprì le prime statue africane proprio nello studio di Matisse e che il giorno dopo averle viste iniziò a realizzare una serie di disegni di teste con un solo occhio. L'arte tribale africana, con le sue linee schematiche e geometriche, entra anche nelle Demoiselles e in numerose altre opere dello stesso periodo. Maschere, acconciature, tagli, colori. Cézanne è il secondo nome già in parte citato, ma che ci permetterà di comprendere gli studi di Picasso su quest'opera. Partiamo da una delle citazioni più inflazionate, che illustra la volontà dell'arte di Cézanne. Bisogna trattare la natura secondo il cilindro, la sfera, il cono, una sorta di natura geometrizzata, comprensibile e quindi sintetizzabile in forme semplici. Questo percepiamo nelle tele di Cézanne e in parte lo osserviamo anche nelle opere cubiste, dove però avviene un ulteriore passaggio, un passo dettato dal voler comprendere a fondo la realtà, tralasciando il visibile, scomponendola e portando sulla tela le sue innumerevoli facce. Non più dunque un pittore che osserva e ritrae il mondo come composto da tanti solidi. Un artista che gira attorno alla realtà, la comprende nel suo complesso e tenta di restituirla per intero, fregandosene delle regole della verosimiglianza e del naturalismo. Nel dipinto vi è infatti una pluralità di prospettive e punti di vista, una compresenza che fa sì che non venga più percepito come una finestra che dà su un bordello, bensì come uno studio,
umano e scientifico, nella sua frammentazione, quasi un ornato bidimensionale. L'ultimo nome è quello di Albert Einstein, non certo perché i due si conoscessero, ma per una profonda casualità. Infatti, entrambi iniziarono a percepire e comprendere l'importanza della variabile tempo nei loro studi. Il tempo viene considerato in qualità di quarta dimensione nella scienza, con uno studio del 1905 di Albert Einstein. Picasso e gli altri pittori cubisti non raffigurano l'istante, bensì l'evoluzione della loro conoscenza del reale. Tanti momenti di studio, di comprensione, restituendo allo spettatore un'esperienza, non un'immagine, della realtà. Ecco allora le cinque donne in pose differenti. Dalla figura rappresentata di profilo sulla sinistra, che richiama alla mente i profili egizi, lo sguardo passa alle pose statuarie delle due figure centrali, per poi posarsi sulle due ultime donne, africanamente trasfigurate. L'una in piedi, l'altra accovacciata. E in questa lettura, da sinistra a destra, non si dimentichi, però, la natura morta posta alla base del dipinto. Un simbolo che ci ricorda quanto l'uomo, oggi come allora, non sia altro che parte di quella natura. E forse, lo spero, che sia in realtà l'uomo nell'errore a chiamare morta ciò che in realtà, più di ogni altra cosa, è manifestazione di vita.